1907. Fu in quest'anno che Sir Robert Baden-Powell, generale dell'esercito britannico, decise di sperimentare le sue tecniche di esploratore ideato per un corpo di giovani cadetti durante la guerra anglo-boera in Sudafrica, adattandole per gli adolescenti inglesi. Si innamorò questa nostra terra vista dall'assù, sembra un mare verde con un mare blu vicino che para. Agosto 1907. Baden-Powell decise di sperimentare personalmente la validità delle sue intuizioni educative ed organizza un campo estivo sull'isola di Brownsea, al quale prendono parte una ventina di ragazzi di tutti i ceti sociali. Da successo di questa esperienza prende il via il grande gioco dello scautismo. Il delfino un giorno disse: tu chi sei? Sono una colomba e so volare, sai, so volare. 1910. I primi accenni di scautismo in Italia avvengono per mano di un inglese, Sir Francis Vane, e del maestro Remo Molinari, che a Bagni di Lucca creano la REI, Regi Esploratori Italiani. Nasce così, nel 1910, in Toscana, il primo embrione dello scautismo laico. Che viva, che tutto passi e tutto torni, che paradiso che è qui, voglio che viva, che viva per sempre così. 1912. Ai primi dell'anno, dall'esperienza della REI, si distacca Mario Mazza, che a Genova fonda l'associazione Le Gioiose. Nell'autunno dello stesso anno, Carlo Colombo, all'interno della Società Sportiva Lazio, dà vita al CNJ, Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani. E i rumori suoi ti saranno intorno, mentre gli occhi tuoi vedranno che paradiso che è. Voglio che viva, che viva. 1913. Il CNJ si costituisce come associazione autonoma, laica, maschile e solo per ragazzi di età tra i 12 e i 18 anni, gli esploratori, la cosiddetta branca E. ...1915-1918. Scoppia la Prima Guerra Mondiale. Gruppi di esploratori del CNJ sono attivi nelle retrovie di guerra in qualità di portantini, di portaordini per il controllo dei sentieri e sulle vie ferrate. Alcuni di loro, i più grandi, oramai militi, si trovano coinvolti direttamente nelle operazioni di guerra. Mettono grandi speranze di pace, unendo le mani in un gran giro tondo. Gioco felici di tanti bambini, sebbene lontani nel cuore vicini, che chiedono al mondo che cosa sarà. 1915. In un momento così difficile per la nascita di associazioni giovanili, il CNJ, con atto luogotenenziale, ottiene l'alto patronato del re. Nello stesso anno prende il vita l'Associazione Femminile dello Scautismo Laico Italiano, l'UNGEI, Unione Nazionale Giovinette Esploratrici Italiane, per mano di Antonietta Giacomelli. Ricordi quel fiume tra mari di erba, il sole dalla. 1916. Il 21 dicembre CNJ ed UNGEI vengono riconosciuti come ente morale per il valore dimostrato dalle due associazioni nei servizi civili svolti durante il periodo di guerra. Sempre nel 1916 nasce l'ASCI, l'Associazione Scout Cattolici Italiani. 1918. Per conseguenza delle ferite riportate durante il conflitto bellico, dove era partito volontario, muore Carlo Colombo. Lo sostituisce alla guida dell'associazione Vittorio Fiorini. È sua l'iniziativa che porta alla creazione all'interno del CNJ dei Senior Scout, cioè gli scout con più di 18 anni di età. Ad intonare un canto di libertà.
1922. Roberto Villetti sostituisce Fiorini come capo scout. Con lui prende vita, in associazione, la branca L, i Lupetti. Per il suo impegno verso questa branca, a Villetti viene attribuito l'appellativo di papà Achela. Cosa sarà? Passo su passo poter ritrovare tutta la gioia nascosta nei cuori. ...1923. Il fascismo, che nel frattempo ha preso il potere in Italia, mette in piedi l'Opera Nazionale Balilla, una brutta copia dello scotismo. Da quel momento i suoi capi continuano una insistente pressione affinché le due associazioni di scoutismo laico confluiscano nell'Opera Nazionale Balilla. 1924. A Sale Cedulzio si tiene il primo campo di formazione capi del CNJ. Al giovane Antonio Viezzoli l'incarico di gettare le basi della formazione associativa. 1927. Dopo vessazioni e pressioni di ogni tipo, il fascismo, tramite regio decreto, vieta ufficialmente le associazioni scout, decretandone la chiusura. In data 31 marzo, CNJ ed UNJ anticipano la situazione, autosospendendo alla luce del sole la propria attività. 1928. Anche l'ASCI, il 22 aprile, è costretto a fermarsi. Ma lo scoutismo prosegue clandestinamente. Il CNJ continua in alcune zone d'Italia la propria attività, mascherandola da associazioni escursionistiche. A Trieste con Viezzoli, J, gruppo escursionisti Indomito. A Torino con Genovese, J, gruppo escursionisti italiani. A Firenze con Borrani, J, gruppo escursionisti indipendenti. A Roma con Pirrotta e Marzot, il Lupercale. Nasce il periodo definito della giungla silente. 1940. Allo scoppiare della Seconda Guerra Mondiale, tutte le associazioni di facciata dello scoutismo laico italiano, ma anche le Aquile Randagie dell'ASCI, sospendono le proprie attività tradizionali e si adattano invece ad operare a supporto dei bisognosi, dei fuggiaschi e dei perseguitati e successivamente della resistenza e delle truppe di liberazione. 1941. All'esplodere delle ostilità, sconcertato per quello che sta accadendo, Baden-Powell decide di trascorrere i suoi ultimi giorni di vita nella sua casa in Kenya. Muore l'8 gennaio del 1941. 1941. And promises are all very well in their way between politicians, but they cannot produce peace unless the people themselves really want it. Nell'estate di quest'anno, con la graduale liberazione dell'Italia dal giogo nazifascista, si vedono piano piano rifiorire le sezioni del CNJ, oltre che ai gruppi dell'ASCI.
A novembre, dopo timidi tentativi di far rinascere una sola associazione scoutistica italiana andati a vuoto, sotto la pressione dell'Associazione Mondiale dello Scoutismo, WOSM, nasce la FEI, Federazione Esploratori Italiani, composta da CNGI ed ASCI. Viaggiando sulle strade incredibili, immaginate, favole, storie, dove è facile volare via, sopra una nuvola, con le ali della fantasia. 1945. Rinasce l'UNGEI e a Roma nasce l'AGI, Associazione Guide Italiane, la sua controparte cattolica. A fine anno, assieme, fondano la FIGE, Federazione Italiana Guide ed Esploratrici. CNG ed UNGEI riottengono la qualifica di ente morale e dividono le proprie strutture nelle tre branche, L, E ed R, i rover. Favole che se vogliamo noi possiamo sentire, se si comincia solo a credere, 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 credere che basta poco. 1948. A Sori si svolge il primo campo scuola capi della rinascita delle associazioni. Il responsabile, e lo resterà fino al 79, è Viezzoli, che viene nominato anche commissario nazionale alla formazione capi. Voglia di stare stasera, tutti uniti in questa storia vera, finché il giorno si prende. 1951. Gli adulti scout, laici, da sempre presenti un po' in tutta Italia, si danno ritrovo ai primi di giugno a Firenze, ed è qui che nasce il Gran Clan Nazionale Senior SJ, denominazione che perde il suffisso Gran pochi anni dopo. Vivere insieme felici momenti che poi non potremo più scordare. 1960. In alcuni branchi di Lupetti, Bologna e Venezia, si dà inizio alla sperimentazione del sistema educativo della coeducazione ragazzi e ragazze. L'esperienza positiva si allarga velocemente a macchia d'olio ad altre realtà italiane. Giocavo in un mondo incantato, ora che devo partire tutto questo mi sembra però. 1968. Anche la branca rover delle due associazioni laiche tenta la carta della coeducazione. Con Belle Gatti come capo scout inizia una fase di discussione associativa che porterà alla formulazione di un nuovo statuto. Che porta mille avventure, da boschi e verdi montagne, ruscelli e grandi pianure. . 1974. Si tenta la carta della coeducazione anche nei reparti, con alcuni esperimenti anche di pattuglie miste di esploratori ed esploratrici ad Udine, Pisa e Cagliari. A seguito dei lavori per l'elaborazione del nuovo statuto associativo, si crea una frattura interna al CNG che divide concettualmente Roma da Milano. No, io devo partire. 1976. Il CNG si riunisce a seguito dell'approvazione del nuovo statuto ed unifica in sé sia un J che il clan nazionale Seniores. La prima assemblea elettiva del nuovo CNG, Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, svoltasi il 1 settembre, elegge Franz Adami presidente e Pellegrino Bellegatti capo scout. Caro amico, io sono contento, spero duri questo nostro momento. No. 1979. Il CNG ottiene da WOSM il riconoscimento per la propria formazione per formatori. 1985. Viene prodotto dall'associazione un valido strumento educativo a disposizione dei capi, il PFS, Progetto di Formazione Spirituale.
1992. Arriva il secondo importante strumento educativo a disposizione dei capi unità, il PEG, Progetto Educativo Globale. Parallelamente inizia l'opera di revisione dei regolamenti delle branche. 2002. Il CNJ ottiene da WACS, l'Associazione Mondiale delle Guide Esploratrici, il riconoscimento per la propria formazione a tutti i livelli e ruoli. 2003. Viene approvata la mission del CNJ. 2004. Nasce la carta d'identità associativa. 2006. Vede la luce il nuovo statuto associativo. Il CNJ viene riconosciuto tra le associazioni di promozione sociale. L'avventura non finirà, perché domani un altro giorno sarà. No, non è finita qui questa avventura. No, non è finita qui questa avventura. Questo fino ad adesso, ma l'avventura continua. Chissà che cosa ci riserva il futuro. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Buonanotte, buonanotte, buonanotte.